grafica. Buonasera, salve a tutti. Sono qui per una comunicazione di servizio. Volevamo comunicarvi che stanno arrivando. Sì, sono qui fuori dall'India, stanno entrando, ma io sono tranquillo. Cioè, fra poco ve li ritroverete di fronte a voi, cioè ce li ritroveremo di fronte a noi, ma io sono tranquillo perché cioè, questo arrivo, non so, lo vedo come un'occasione. Cioè, io vedo delle possibilità di questa cosa, non so, è una ventata di freschezza, quindi veramente niente panico, state tranquilli. Stanno arrivando, questi sì. Sballano, puzzano, schizzano, solo per loro si dobbiamo organizzare. No, assolutamente no, scusate, io ripeto, veramente, non è come dice questo pazzo, non c'è di che aver paura, non sbavano, non pisciano, non fanno niente di tutto ciò, non sono veloci, sono lenti. Sono lenti, tranquilli, loro stanno entrando, sono anche carini, fra poco entreranno qui, ma voi state seduti perché... Oh, Andrea, l'hai visti? Glielo stavo dicendo. Oh, avete capito? Che l'hai detto? Sì, lo so. Sono qui, dietro le quinte, nei corridoi. Oddio, che emozione! Sono proprio emozionatissima. Io li ho visti, sono bellissimi, sì. Finalmente stanno arrivando. Sono rosa, come noi. Un po' strani, naturali. Mezzi nudi, sì, coi piedi gonfi, grigi, gialli, un po' verdi, sì, gocciolanti, sì, hanno queste bave che gli escono tutte qui sul mento e poi ti si appiccicano addosso con queste bave. Sì, ma è solo un modo per dimostrarci il loro affetto, perché loro sono buoni, ci vogliono bene. Sì, no, è vero, sono buonissimi, loro sono tranquilli, io sono tranquillo, voi state tranquilli, stiamo tutti molto tranquilli perché veramente non c'è di che. Siamo tranquilli, forse stanno arrivando, sono arrivati qua, stanno qua dietro. Oh, vi prego, stanno arrivando, dobbiamo fare qualcosa, ma subito, dovete sbrigarvi, dovete muovervi, fate qualcosa, perché davvero sono qua, stanno arrivando. Che devono fare? Qualcosa, non lo so, non potete stare seduti, arrivano, questi arrivano davvero. Scusate, ma voi ce l'avete l'assicurazione come performer? Perché stanno arrivando, eh? No, scusate, veramente, non potete... No, signora, lei, che mi guarda il video, no, si deve muovere, vi dovete alzare, stanno arrivando, questi arrivano. Cazzo, ragazzi, sono tantissimi, questi sono un esercito, sono duri, grossi. Ci pare nel culo a strisce, ragazzi. Dobbiamo organizzarci. Cazzo, dobbiamo organizzarci. Tu non rimanere all'impalata. Signori, veramente, qua stanno arrivando. Se arrivano, ci fanno il culo. Cioè, sono pericolosi, non sono per niente tranquilli, non sono pacifici. No, che li dobbiamo spaventare. Eccoli dunque. Stanno arrivando. Ritornano! Essi si sono alzati in piedi e tornano! Ritornano! È il momento più importante della nostra storia! Essi sono ritti davanti a noi! Sono un esercito grande, sterminato! Io vi vedo, fratelli! La porta è aperta, spalancata per voi! Spalanco le mie braccia e vi accolgo, vi abbraccio, vi aspetto! È il nostro risorgimento! Risorgiamo! Fratelli! Risorgiamo! Ogni alba perde il suo buio! Ogni buio perde la sua luce! Io sono pronto! Fratelli! Vengo! Ad abbracciarvi! All'India ormai entra veramente di tutto. No, scusate! Go! Ragazzi, ne ho ammazzato uno! No! Pazzi!
Sì, cazzo, gli ha spaccato il culo a quel pezzo di merda. Ragazzi, questi cazzi ci fanno il culo a strisce, io ve lo dico. Poi dobbiamo organizzarci perché io non posso fare tutto da solo. Però continuo a riparare anche voi lassù che state lì che guardate. Dobbiamo organizzarci. Questi c'hanno i cartelli, urlano slogan. Questi puzzano, poi quanto puzzano, ragazzi, puzzano la vita ancora proprio. Ragazzi, andiamo, andiamo, aiutami, vai, spacchiamo il culo. Così non è così. Io li ho visti, a me non sembrano cattivi. Portano gli occhiali spessi così. E poi non parlano, non dicono una parola. Sì, sono buoni, io penso che ci possiamo fidare. Sì, poi sono lì, perdono tutto. Dietro di loro rimangono ombre. Ah, ammazza il quattro. No, perdono buchi di sigarette, biglietti, appunti. Che? Sì, sì, poi pezzi di pelle, unghie, capelli, denti, che tenerezza. E poi addirittura tibie, otturazioni, pezzi di fegato, perdono la faccia, perdono le braccia. Tu sei 10! No, no, perdono le braccia, sì. Le braccia. Sono proprio affascinanti. Sì, io penso che siano carini. Ah, sì, ragazzi, io questi mi sono trovati addosso, Questi ti abbagliano, ti azzannano come cani, ti spacchi, staccano tutto, pezzi di membra, un casino, ragazzi. Oh, dobbiamo organizzarci, gli spacco il culo. No. Ma loro sono molto meglio di noi. Io ci ho parlato. Hanno uno stile di vita ecologico. Riciclano tutto. Non prendono mai la macchina. Che bello. Vanno sempre a piedi. Si fanno queste lunghe camminate con gli occhi chiusi, stretti, sì. E poi si sono persi, come noi. Si sono persi? Sì, sono persi, spersi, dispersi. E ora ritornano, perdutamente, sì. Sono tutti lì con i loro bambini tra le braccia, che gli piangono tra le braccia. E ce n'è uno di loro, con una giacca in mano sulla spalla che guida il branco. Sì, sono tutti lì, sono schierati. Sembrano un esercito. Sono tanti. E fanno un po' paura. Però, finché restiamo uniti, finché siamo tanti, ragazzi, ragazzi! Sì, è vero. Li ho visti, sono tanti. Sì, sono tanti, ma sono lenti, ordinati, tranquilli. Loro stanno entrando. Voi state tranquilli, loro sono tranquilli. Stanno occupando l'India. Sì, stanno occupando l'India. Magari occupano tutti i teatri di Roma. Ma magari occupano tutta Roma. Magari occupano tutta l'Italia, tutto il mondo occupano. Sì, perché secondo me fanno gli attori. Sì, fanno teatro pure loro. Magari sono anche più bravi di noi. Sì, e poi una cosa ve la devo dire, non sono ricco, sono belli. Oh, sì, hanno due spalle così, hanno tutti gli occhi azzurri, hanno tutti gli zigomi alti, e poi... E poi sono alti, sono alti e magri, sono magrissimi, sono come me, magari fanno i modelli, diciamocelo, sono meglio di noi, diciamocelo, sì, e poi, ma che cosa volete? Che cosa volete di più? Sono belli, sono pacifici, sono eleganti, hanno pure le mutande di Calvin Klein. Sono eleganti. Io ho un debole per le mutande di Calvin Klein. Sono tanti, sono belli, sono tanti, sì, tanti, sono tanti. Io non metterei barriere tra loro e noi, ma mi manterrei su posizioni aperte. Sono fashion, hanno la pelliccia Gucci, gli occhialini Prada, i reggiseni Armani, i jeans Frussardi, la t-shirt Cavalli e Calvin Klein, Calvin Klein, Calvin Klein, hanno le mutande di Calvin Klein. Ha detto la cosa Calvin Klein. Calvin Klein. Calvin Klein. No, queste hanno le mutande Calvin Klein. Sono belli, hanno le mutande Calvin Klein. Sì, signore, non possiamo... Stiamo tranquilli. Dobbiamo stare tranquilli. State tranquilli. Non ci può stare tranquilli se questi hanno le mutande Calvin Klein, da me. Scusi, lei che mutande ha? No, veramente, che mutande ha? Sì. Controllate le mutande, da me. Che cazzo di mutande? Che cazzo di mutande? È uno di loro, sì. Andate a portare stasera, siete uno di loro. Sì, che c'è? Che cazzo di occhiali che sono? Infrarossi da combattimento. Andiamo! Go, lì sopra! No, ma che è sto fatto di rimutare alla gente? No, però se fa... Sì, ma le fuori adesso! Ragazzi, qui sono tutti, io ve lo dico, sono tutti... Ragazzi, barricata! Eh? Organizziamo la barricata! No, vai, go! No, ma che è cazzata? No, guarda, io sono pacifica, io le amo! Ho detto spara, non ti preoccupare, la tua figlia!
Vai, allora, ragazzi, go, 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 vai, gara. Prepariamoci, allenamento. Che vi serve una mano? Go, 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 andiamo! Ragazzi, questi sono tutti blu, sono sempre più blu, nel blu dipinto di blu e poi la lingua tutta quanta loro, tutta aspirata, spiaccicata, tipo, ah, quella che sembra la, ah, no, non lo so. Ragazzi, non si capisce un cazzo, io lo dico, non si capisce nemmeno un cazzo. E poi continuano a urlare slogan con questi cartelli. L'ultimo che ho visto era dittatura funeraria. Io gli spacco. Andiamo! Ale! Questa è la. Go, 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 go! Io sempre sognavo ammazzare qualcuno. Come fanno a barricare la PSG? Come tante fanno sempre con chi è contra? Barricare, applicando e sedere, barricare, applicando e sedere. Come fanno a Calvin Klein. Calvin Klein. Vai Ale, così ti voglio perdutamente errante all'India! Fai molto land art! No, no, non è possibile. Alessandra no, Alessandra non è possibile. Una proiezione della nostra mente non è possibile. No, Alessandra. Alessandra, perché? Spariamogli le palle! No, oh, oh, guarda, a parte che io le palle non ce l'ho. Quella era la parte di Fabrizio. E poi scusate, ma siete coglioni, cioè questi arrivano quelli sparati alle palle, in testa li dovete sparare, no? Stai cammina, eh? Stai cammina! Vai, 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 vai! Oh, happy day! Oh, happy day! When Jesus born! When Jesus born! When Jesus born! When Jesus born! Oh, happy day! Avete bevuto il mio sangue? Sì!
scienza contemporanea. Ma che stai proprio sui coglioni, capito? Vattene! Ale, Ale, ci penso io! No, ma che ci penso? Fate silenzio! Oh, e poi comunque vi ringrazio per la partecipazione. Non avete voluto fare niente, noi ve l'abbiamo detto, vi dovevate spostare, attivare. Ora l'unica cosa che potete fare quando arriveranno sarà applaudire. Magari vi nascondete un po', no? E poi quando loro arrivano li vedete, poi vi nascondete oppure provate, non so, magari a integrarvi un pochino. Però l'importante, mi raccomando, è quando li vedete dovete iniziare ad applaudire, perché è l'unico modo per salvarvi. Mi dispiace, è l'unica cosa che potete fare, ma mi raccomando, fatelo. Quando li vedete, voi piano piano state zitti, vi nascondete e iniziate ad applaudire. Applaudite e aspettate, silenzio. Grazie.